mister, stasera una prova veramente maschia. A un certo punto, verso il finale del primo tempo, è scoppiato anche un po' di nervosismo. Sì, è una partita vera, ci tenevamo insomma a fare bene anche loro. Non dobbiamo, ecco, farci prendere dal nervosismo, perché siamo arrivati il primo tempo, abbiamo sofferto un attimo nelle uscite, quindi arrivavamo in ritardo e ci siamo fatti un po' prendere nel nervosismo. Non deve succedere, perché questo può capitare anche in campo tanto, ok? Quindi dobbiamo ragionare, ricompattarci e poi uscire quando siamo messi bene. Ecco, nel secondo tempo proprio vi siete ricompattati e siete usciti con un maggior piglio, più grinta, determinazione. Sì, sicuramente abbiamo trovato, diciamo, le misure, questo però non dobbiamo permetterlo, questa cosa ci può capitare, ok? Non è che possiamo riuscire ogni volta e in ogni minuto della partita a comandare il gioco, però questo non ci deve far perdere la calma e dobbiamo continuare a ricompattarci e uscire quando siamo messi bene. Cosa salva da questa partita e invece cosa boccia? Ma io direi che salvo tutto, perché gli errori ci servono per migliorare. E abbiamo commesso gli errori, ne abbiamo parlato fra il primo e il secondo tempo. Meno male li abbiamo commessi ora, bene che vengano fuori ora, in modo che almeno quello li possiamo riproporre poi in campionato. Finalmente possiamo parlare di calcio vero. Domenica inizia la Coppa Italia, non ci riguarda, ma intanto inizia la Coppa Italia e poi il campionato. Sì, ora noi ci organizzeremo appena escono i gironi per fare comunque un amichevole con una squadra di pari livello, che visto che siamo al girone dopo, e comunque ora siamo vicini, ecco, siamo vicini, quindi dobbiamo continuare a lavorare sodo, come stiamo facendo.